Siamo a Chernivtsi, una cittadina in Ucraina di 200.000 abitanti con 180.000 sfollati. Abbiamo aperto questa mensa per dar da mangiare a 1.500 persone al giorno. Inoltre abbiamo un'altra tensostruttura dedicata ai bambini per il bestiario e i loro giochi. La situazione qui è veramente molto drammatica, ci sono molti anziani, molte mamme con i bambini malati, veramente anche una povertà economica fortissima. У місті Чернівці ми знаходимося з моїм чоловіком та з моїм сином, і ми кожного дня приходимо сюди, щоб поїсти свіжі гарячі обіди. Nel gruppo di volontari si è creato un bel rapporto. Ci sono anche dei profughi che prima venivano a mangiare e ci hanno chiesto di aiutare e adesso sono qua con noi. I was in my room in Kiev. I woke up in 5 a.m. to have a morning run, but in 5 a.m. and 15 minutes there was a first explosion. I don't have my house anymore. When you work all your life, you create your life, and one day some people just took it from you and they... You know, it's really hard. Da ieri è arrivato il primo tir con 1320 pacchi viveri destinati alle famiglie che accolgono gli sfollati. Велике дякую, що вони такі добрі, допомагають людям, яким це насправді потрібно, і вони мотивують людей жити заново. Un grazie a Fondazione Fiera che è al nostro fianco da sempre in questo conflitto. Abbiamo assistito veramente decine di migliaia di profughi sfollati. E voi italiani molto bene aiutate qui in Ucraina. Grazie Italia, mille grazie Italia. Non c'è altre parole, non c'è.